come annunciato nel video di qualche tempo fa, ci sarebbe stato un direct non ufficiale, quindi un direct creato dai fan, riguardo alcune novità su Yo-Kai Watch, sempre però novità dai fan, insomma un direct fatto dai fan per i fan con novità create dai fan, perché a quanto pare Level 5 Yo-Kai Watch sarà dimenticato e non lo avremo mai, né 4 né Gem né nient'altro a questo punto, credo. Almeno fino a che non finirà in Zoom Eleven, no. Ma probabilmente non arriverà neanche quello. Ad ogni modo, andiamo a vedere di cosa si è parlato in questo Direct. Tra l'altro nel Direct c'è anche un progetto italiano. Vediamo un po' di che parla. E anche qui ci dice che il Direct non è ufficiale, ma non ci interessa, l'importante è che ci sia. Ci saranno 9 progetti, in ordine sono 4 guide, 2 speedrunning e 3 progetti segreti, vabbè. E i modi per accedere alle guide e ai progetti bisogna dare un'occhiata in descrizione. Quindi nelle prime 24 ore del Direct. Ok, dopo andiamo a dare un'occhiata allora. Iniziamo con la prima guida. Yo-Kai Watch Gem, Yo-Kai Gakuen YY Gakuen Seikatsu Guide. Allora, Yo-Kai Watch Gem l'ho fatto tutto quanto il gioco, tranne l'ultimo DLC che è semplicemente per giocare online. Però non l'ho trattato perché era da giocare online. Io l'iscrizione all'online al tempo non ce l'avevo e non l'ho più rinnovata perché non mi serviva sinceramente rinnovare l'online. Ma il gioco è completo. Ci sono 2 punti che sarebbe difficile capire senza una piccola infarinatura di giapponese. Una missione è di aspettare le 6 di pomeriggio di venerdì e andare al ranch a vedere quando arrivano gli alieni. Che? Non ha senso una missione del genere. Quindi se non sai un minimo di giapponese è difficile capirla. Poi ce n'era un'altra che dovevi avere un libro specifico, ma lì poi ho risolto molto facilmente. Comunque sia, la guida è fatta appunto da DL Game Z, che appunto è il canale nel quale è ostato questo Direct. La guida aiuterà i giocatori a muoversi attraverso la storia. E va bene, quella l'ho detto, c'è anche la mia guida tutta quanta completa, ok. E poi una volta fatta la guida darà anche info sul DLC, dall'1 al 3. Beh, il terzo DLC non è una storia vera e propria, è semplicemente una modalità online. Ecco, magari questa potrebbe servire, ti aiuta con il job system. Praticamente in Yo-Kai Watch Gakuen tu puoi aumentare il livello della scuola e il livello delle tue abilità, dei club diciamo, e che ti vengono in aiuto quando stai in alcune aree del gioco e ti vengono quelli del club in aiuto a darti una mano contro alcuni nemici. È difficile capirlo dato l'ostacolo che c'è con la lingua. Però, insomma, se ci perdete un pochino di tempo, si può fare. Ecco, il prossimo progetto è la guida a Yo-Kai Watch 2. La guida è completa ed è già stata rilasciata, ok. Scusate se non faccio play, ma salto perché è davvero lunghissima l'attesa tra una parola e l'altra. La guida a Yo-Kai Watch 3, vabbè, questa qua praticamente l'ho fatta completa la serie sul canale, ma comunque. Eccola qua. Allora, abbiamo poi le speedrun, come ci è stato detto prima, all'inizio. La speedrunning community vuole portare Yo-Kai Watch School Heroes su speedrun.com. Quindi qualcuno ha effettivamente speedrunnato sto gioco. Come cavolo hanno fatto? E anche Yo-Kai Sangokushi. Cavoli, qualcuno su speedrun.com allora ci ha visto qualcosa. Oh, ed ecco qui la patch di Yo-Kai Watch Blasters 2 in italiano. Vabbè, questa qui l'abbiamo spammata tantissimi su YouTube, quindi questo era il progetto italiano, vabbè, abbiamo fatto anche in live il gioco. Oh, la prossima sorpresa è Yo-Kai Watch Blasters 2 in English. Vabbè, sì, insomma, ci sta. E questa è la notizia, secondo me, più succosa. Ovvero un fan game di Yo-Kai Watch. L'ho detto quando feci appunto quel video che magari ci sarebbe potuto essere un fan game di Yo-Kai Watch, era anche ora. Non so bene come vogliono strutturarlo perché di tool per Yo-Kai Watch non ce ne sono tanti come per Pokémon o altri giochi in generale. E sarà interessante vedere come si svolgerà il tutto. Il team sta ancora lavorando al titolo, alla storia e ai vari yokai per il gioco. Che ne facciano di nuovi? Un po' difficile lo vedo, ma potrebbero farlo comunque.
e ci saranno più informazioni nel prossimo Direct. Quindi alla fine in questo Direct abbiamo avuto solo pochissime informazioni necessarie, perché bene o male la guida Yo-Kai Watch 2 magari la fai completa, fai tutti i passaggi per filo e per segno. La guida Yo-Kai Watch 3 anche quella non è facile da realizzare, quella è davvero complicata, molto più di Yo-Kai Watch 2, anche perché se non sbaglio non ce ne sono di ufficiali, quindi è perfetta, è una cosa carina da fare per chi ha problemi davvero a fare tutte le missioni del gioco. La guida Yo-Kai Watch Gem è ancora più interessante, ma anche più complicata rispetto a quella degli altri due Yo-Kai Watch, perché è un gioco più complesso, ha meccaniche diverse, i lavori che puoi fare nel gioco, i vari club, è tremendo quel gioco da capire. Quindi ci sta tutta. Per quanto riguarda le speedrun, non ho la minima idea. C'è gente che ha fatto speedrun di Yo-Kai Watch 1 e probabilmente è già acceso da leaderboard di speedrun.com, ma chissà. Ma effettivamente i giochi di Yo-Kai Watch ci sono già su speedrun.com. Abbiamo addirittura qualcuno che ha finito il gioco. Ah, però i vari boss. Pensavo tutto quanto il gioco in 15 secondi. Che cavolo è? C'è chi ha fatto un any percentage sul telefono in 2 ore. Wow. Ah, c'è anche una per perdere contro Homeblue. Da 3DS ci ha messo 6 minuti e 49 secondi. Cavolo, devo provarci. Devo provarci, me la studio bene e poi faccio. Tra l'altro ci vogliono mesi prima di essere aggiunti su speedrun.com dopo che hanno visto la tua run. Non è facile. Però Yo-Kai Watch 3 è l'unico che l'ha fatto, ci ha messo 9 ore. Sai che quasi quasi, eh? Ci verrei io qua a farci una piccola... Ah, ma Yo-Kai Watch Blasters 2 The Hell Game Z! L'ha fatto anche lui! L'ha fatto anche lui! Terzo, il primo chi è? Nessuno! Nessuno! Vabbè, comunque ci sono già ci sono. Ma a questo punto l'unica cosa che mi interessa davvero è questo Fan Game Project. Ne sapremo di più però al prossimo Direct. In descrizione c'è solo il link al server del loro Discord, che comunque trovate anche sul canale, che è sempre in descrizione alla fine. Quindi andate a dare un'occhiata se volete, magari se vi interessa seguire tutta quanta... A parte la guida, le guide penso che saranno in inglese, però sono più comprensibili rispetto al giapponese, quindi alla fine qualcosa si capisce. Da che dire, niente, vi ringrazio per aver seguito il video, andate a dare un'occhiata in descrizione per la pagina YouTube e anche per il Discord, quindi di questo canale. E niente, ci vediamo alla prossima, bye bye!